Amiche, amici e amiche di TV Vialar, eccoci finalmente al momento più importante dell'anno, questo che tutti sognano. Guarda che platea, guarda che parterre, guarda che personaggi interessanti, guarda che personaggi meravigliosi. Allora andiamo alle assegnazioni degli ambitissimi premi Vialar 2023. Benissimo, primo premio, partiamo subito fortissimi. Intanto scusami Boris, ma vorrei far vedere agli ospiti la bellezza dei premi di quest'anno. Con il nuovo logo Vialar, quest'anno a fine luglio i campi non verranno rifatti perché il presidente deve pagare il grafico che ha realizzato questo logo. E anche no, ma non solo questi premi, che non ti ho detto neanche ancora quanto costano comunque, ma soprattutto... non sono offerti dallo sponsor? No, i premi no, sono aia. Partiamo col primo premio, il premio di Fuchs, uno dei più divertenti, il premio Desaparecido. Premio Desaparecido. Il premio Desaparecido dell'anno è... Ciabatta! Ciabatta! Aspetta, Alfredo, vogliamo dire una cosa, che i premi vengono ufficialmente assegnati in questo momento, ma verranno fisicamente consegnati in una cerimonia apposita a ciascun vincitore. Assolutamente. Che cazzo lanci? Okay. Quindi ciabatta, il primo premiato. Perfetto. 2023. Partiamo, continuiamo col secondo premio, premio Fair Play. Fair Play, un premio molto ambito, ci sono molti candidati. Facciamolo leggere a uno dei candidati di questo premio. A grande magico Spons. Il premiato Posso ricordare una cosa, che Spons l'anno scorso si era autovotato e autocandidato come premio Fair Play. Un grandissimo giurato imparziale, noto per la sua imparzialità. E quest'anno sono stato votato non da me. Da me. Ma dal bravo Adriano. Chissà nel 2024 che cosa succederà. Avrei votato me stesso quest'anno, però devo dire sono molto contento che sono vincitori. Lindoro Andreani. Bravo! Lindoro Andreani! Bravo Lindoro! Allora, Spons consegnerà a Lindoro la... ambitissima, come si chiama? Cos'è? Una targa all'Indoro. Benissimo. Continuiamo con un altro dei premi più ambiti, il premio Pippero. Il Pippero, ragazzi. Il Pippero, vogliamo ricordare chi è il Pippero? Presidente, chi è il Pippero al Vialar? Io spiego la nomination perché non ho capito chi fosse, ma lo spiego io comunque. Allora, il Pippero qual è? Giocatore di scarso livello tecnico tattico, come vuol dire la federazione, ma con una grossa componente, una grande sorpresa, simpatica, un grosso humor. Pippero 2023, rullo di tamburi. E come suggerivi tu, Boris, la storia del Pippero, c'è la foto di Luigi De Santis. Luigi De Santis! Voglio fare un saluto a Luigi perché non è stata un'idea mia, è capitata veramente una cosa per caso. Io mi sono opposto estremamente, ci siamo amici da tanti anni, però purtroppo è accaduto. Possiamo dire che da oggi Luigi sarà anche detto Luigi Pippero De Santis. Luigi Pippero De Santis. Diciamo che è stato anche un premio. Lo prenderà a bene. Sì, devo dire, non c'è stata molta discussione. Un momento di tenerezza al Vialar, sembra incredibile, ma anche noi giocatori abbiamo un cuore. Chiamerei qui la principessa Saccomanni Giunti, viene dal mare. A leggere chi è, perché vinto un premio. Perché io so chi è il vincitore, mi fa piacere che lo legga lei, perché il premiato è nel cuore di tutti noi. Il miglior premio, il premio miglior promessa 2023 va a rullo di tamburi. Francesco Pietro E posso dire una cosa? Vorrei dire una cosa, che il premio a Francesco Pietro Santo è la prova che non sempre la mela cade vicino all'albero. Non sempre. Soprattutto quando la mela non è di quell'albero lì, per cui è... Eccolo!
si mormora. Benissimo, questo lo facciamo leggere alla Valletta, prego. Grazie. Premio, qual è il premio? Emanuela, complimenti per la tua, complimenti alla tua parrucchiera. Io vi ringrazio, avete visto. C'è tanta roba qua. Complimenti intenditore, scusate. Vecchio Andrillo. Uomo di moda, fate il militare a Cuba. Totò. Allora, che premio è? Abbiamo menzione speciale. Oh, menzione speciale è un premio. Ci leggi? Aiutalo, Alfredo. La far. Alfredo che è questo e non si riesce a leggere, non lo so. No, deve essere qualche cosa. Alfredo che rincorre. Alfredo che rincorre Bruno Scazzotti. No, poi in realtà è che lo spazio nella spiegazione era limitato, ma la vera dicitura è Alfredo che rincorre Scaz a spada sguainata inveendo contro i suoi antenati. Ah, vogliamo specificare che per tutti gli avventori di Devilar c'è il video privato disponibile a solo 150 euro. No, 200 non possiamo, lo sponsor non ce lo permette. Assolutamente discriminiamo in qualche modo e condanniamo questo gesto. Vabbè, lui, le classiche. Ovviamente mandiamo un abbraccio a Scaz. Grazie per questo premio. L'anno prossimo è il premio ipocrisia dentro e fuori dal campo. Esatto. Ragazzi molto bene, cambiamo subito, andiamo con qualcosa di più divertente. Il premio sempre molto importante, il comeback of the year, giocatore che era, come dire, non per forza sparito, ma che è cresciuto nell'anno. No, il comeback è ritorno. Ah sì, proprio ritorno. Allora io vado a fare un'altra premiazione. Bevi meno. È cresciuto anche l'alcol, è cresciuto anche l'alcol. Va bene. Il premio Il tornado, il rientro dell'anno. Allora io un po' mi vergogno, lo faccio leggere a Sergio perché non conosco il premiato. Devo dire, non lo conosco. Il premiato comeback of the year a Alessi Simone, detto anche Simone Alessi. È un giocatore fantastico che ho avuto il piacere di avere in squadra più volte, che certamente era sparito, Sergio, ma sembra che sia tornato. Dopo 20 centimetri il boomer. Alessi, applauso a Simone Alessi. Applauso a Simone Alessi. Andiamo via spediti, un altro premio straordinario. Da te è particolare questa cosa. Un altro premio straordinario. Che premio abbiamo? Che premio abbiamo? Il premio Godo Dentro. Ah. Allora io vorrei chiamare qui l'ottima e sempre bella Rossella, che mi aiuterà a leggere questo premio, che devo dire è stato forse il premio che con più difficoltà è stato assegnato quest'anno, cioè, dai propri vivi giurati. È vero, E il premio Gododendro 2023 va a Super Pico. Sì, Super Pico, grande Super Pico. Chi di noi almeno una volta nella vita non è, come dire, rimasto imbrigliato nella picotela. La picotela, la famigerata picotela. Grazie. Bene. Grazie alla madrina. Passiamo al premio successivo, che è il premio Rookie of the Year. Rookie of the Year. Rookie of the Year è la matricola, il nuovo ingresso, il nuovo arrivo, insomma, il nuovo giocatore, il nuovo volto del 2023. Io per questo premio vorrei chiamare qui con me la maestra Adele. Brava, che conosce molto bene il premiato, e il premio Rookie of the Year 2023 va a Jax Gianmarco Meringo. Con tutto il cuore, con tutto il
cuore certamente l'acquisto migliore del Vialar dell'ultimo decennio. Bravo Jax! Menzione speciale al profilo di Gianmarco. Ragazzi, la simpatia unica, unica. Si fa fatica a capire da quale famiglia sia. Da quale regione? Lo siamo andati a cercare all'estero. Calabria Saudita. Continuiamo con un premio sempre un po' spinoso, il premio Rododendro. Premio Rododendro è un premio difficile da assegnare perché è comunque un premio che lascia strascichi. Un po'. Allora vorrei chiamare qui sul palco a dare il nome del vincitore, Madonna Valeria. Donna Valeria! Chi meglio di lei? La granduchessa di Balduina, proprio lei, ragazzi. Il premio Rododendro 2023 va a Alessio Vincenzoni. Ciao Alessio, questo è stato un modo molto particolare. Poi un giorno ti racconteremo in retroscena. A sorpresa Alessio Vincenzoni, che non era mai stato premiato finora. Brutto questo applauso poi, eh? Brutto. Forza Alessio, rodi ancora un po'. Allora, no, però io ci tengo che sia il presidentissimo a spiegare anche, dare un attimo di motivazione, no? Perché il premio Rododendro va al commentator Vincenzoni? Come mai? Chi meglio del che lo conosce sul campo, che sa come si muove quando gioca benissimo da fondo campo, arriva a rete, vole facile e va fuori sui teloni. Come mai? Questo. Sì, tutte le vole sui teloni. No, io intanto ti ringrazio per avermi dato dentro a questa semplice spiegazione. Non voleva, eh. Diciamo che, come dire, Ale, Rododendro, il tuo circolo ti vuole molto bene e visto il tuo grande valore in campo, gli avversari hanno manifestato questa... È tutta invidia, come insomma. Dire, questa piccola puntura del tuo gioco, ma... Parabu, che cacchio devo dire? Che rode quando perdi, c'è niente da fare. Continuiamo, siamo oltre la metà, quindi forse dovremmo farcela in 7 minuti ad andare via da qui come era stato deciso. Sono solo le 11:26 e passiamo al premio Cantera. Questo è un premio molto importante perché voi sapete, qualunque circolo al mondo basa il proprio successo e intravede il proprio futuro perché investe sui giovani. Quindi il premio Cantera è un premio importante perché nomina quello che secondo i propri veri giurati è la migliore promessa giovanile del 2020. E noi per questo motivo abbiamo deciso di fare questo premio solo esclusivamente per gli over 60. Esatto. Perché ci sembrava giusto andare con un premio open, assolutamente. Allora, il premio Cantera 2023 va a Sebastian Silve. Una nomination a sorpresa, eh? Un ragazzo che non conosce nessuno tranne il presidente che ha perorato la causa e noi e ha allungato 20 euro bene, ha pagato bene, molto bene. Ah, il premio, allora, un premio che andava ritirato, si era detto che il permalino d'oro, che è un premio alla carriera che di diritto spetta al presidentissimo e che probabilmente dall'anno prossimo ritireremo, però quest'anno è stato comunque assegnato e c'è stata una sorpresa al momento delle votazioni. Importante, del vino, che ho c'ho come un asciugamano in bocca per fare. Dai, idratate allora fai qualcosa, santo Dio. Come si asciugano tutte per un po' di più, meraviglioso. Bianco? Allora, no, bianco l'ho usato, lo uso per lavarmi le mani. Passami del rosso. Vieni, c'è altro. Allora, il premio Permalino è un premio molto importante perché secondo me personalmente è al pari livello del premio miglior giocatore, miglior giocatrice, grazie. E poi c'è il premio Permalino, ma pari livello. Superare Fabio Benito. Bravissimo. Chi? Ti ringrazio per avermi fatto questa domanda. Perché il premio Permalino d'oro 2023 all'unanimità va a Marione Merino! E
mentre in questo caso abbiamo la prova che la mela cade vicino all'albero. Sì, sì, in questo caso sì. Boris, la cerimonia di consegna. La cerimonia di consegna però, attenzione, sarà importante. Deve essere ripresa perché... Dobbiamo organizzarla la cerimonia di consegna. Mario, io ci dovevo essere, non so come fare, ma ci dovrò essere. Non sabato perché c'è il ponte lungo. E mentre i ragazzi di Suburra 1930, miglior fritto vegetale di Roma, piazza Suburra 13, un posto straordinario, vero? Veramente. Compleanni, cenighiala. Ah, ma vogliamo dire la novità che c'è lo sconto del 10% per chi viene dicendo io c'ho lo sconto TV Vialar. Assolutamente, no? Venite qui. Dite che seguite TV Vialar e vi verrà fatto un aumento del 10% al momento. E il 10% gli è dato in più come mancia per i ragazzi. Mi pare il minimo. Siamo arrivati al momento però più hai 100 punti. Però hai 100 punti bonus che Flavio Bini aggiunge. Salutiamo Flavio Bini, grande applauso! Grande Flavio! Siamo arrivati ai quattro premi più importanti che sono ovviamente miglior progresso in un anno, miglior maestro, miglior giocatrice e miglior giocatore. Quindi quattro premi di qualità, quattro premi pesanti, quattro premi che lasciano il segno. La crema, diciamo, di questi premi degli Oscar Vialar. Il premio per miglior progresso 2023 a mani basse. Meritatamente vogliamo, aspetta vorrei dirlo, farlo enunciare a un campione dal talento cristallino, da un giocatore che è una impersonificazione del talento, e quindi il magico Spons dichiara il vincitore del premio miglior progresso. Partiva già da una buona base, secondo me è stato bravo ad applicarsi a migliorare. Vabbè, ancora devi leggere una base buona. No, no, devo motivarlo. Certo, dai, fai parlare. E quindi sono molto contento che questo premio sia vinto da un bravissimo ragazzo che è Alessandro Casa. Bravo! Entriamo nel zona calda, parade. Zona calda, perché qui, insomma, parliamoci chiaro. Premio? Col premio miglior maestro si decide a quale dei maestri, a uno solo, va l'aumento di fine anno. Quindi e due settimane in più di ferie, ok? Vai, la sala vive io. Benissimo. Sono felice, vediamo se lo trovo, miglior maestro, l'ho perso, era qua, anche non lo trovo più, eccolo. Però io chiamerei Serenella. Esatto. Serenella, brava, Serenella. Oh. Brava anch'io. Brava, è brava e femminile, Serenella. Il premio miglior maestro 2023 va a Suatoni Adele. Allora consegna il premio, dai. La prima consegna ufficiale, no, la seconda, c'era anche un altro, brava. Malgrado Spons è riuscita comunque a vincere, malgrado Spons. Quindi è un premio, un valore aggiuntivo al suo premio. Siamo alla miglior giocatrice miglior giocatore 2023. Vogliamo ricordare i campioni in carica? Sì, ma purtroppo non me li ricordo. Li vorremmo ricordare. Li vorremmo ricordare. No, campione in carica, il miglior giocatore è Sergio. Era, no? Di accedere al file e alla cartella. Il miglior giocatore l'altro ero io. Pensa a che livello alcolico eravamo arrivati l'altro anno. L'altro anno sta per il 2009. Penso che fosse la Diamantini. Secondo me è stata Laura Malandrino. Laura Malandrino. Comunque,
Allora, innanzitutto, la parrucca, la parrucca. Voglio chiamare qui sul palco, attento ai gradini mentre sali sul palco. Attento, attento allo strascico. No, scusami, la parrucca, no, no, senza parrucca non lo vedo. Lui è nominato. No, beh, proprio perché giocatrice, giocatrice. Ci tengo, ci tengo molto a chiamare qui Adrianole e Pietro Sandri. Ma fai finta che qua li gattiamo, Dai Adrianole. Dai, è piccola la cosa. Dai, dai, sì. Sulle ciglia, capoccione, dai. Bionda naturale. Oh. Ah! Oh. Fantastica. Te volessi dare una splendida, splendida. Stupenda. Che prego, allora, no, ci tengo, ci ho tenuto a chiamare Adrianone Pietro Sandovic qui su questo palco perché Adriano quest'anno ha dimostrato indiscutibilmente di aver fatto dei progressi enormi, ma totalmente inutili perché non hai vinto un cazzo e quindi ti trovi qui a nominare, a leggere il premio per la miglior giocatrice 2023, che è The winner is Giusy Lauriola. Oh, brava Giusy, brava Giusy. Il premio lo devi lasciare, via. Non lo portare a casa, no, il premio. Vado via perché adesso è un momento difficile per me. È un premio a cui Adrianole teneva particolarmente. Era candidato, tra i candidati vincitori. E siamo arrivati al premio più ambito. Non perché sia più importante, ma perché è più importante. Perché stiamo dando il premio per il miglior giocatore 2023. Posso dire una cosa? Che però negli anni precedenti sono stati vinti. Questo premio è stato vinto nell'ordine da Ciccio Buttinelli e Sergio D'Andrea. Per questo forse è un premio che dovremmo ridimensionare. Boris, che avrei dovuto vincere io quest'anno. Vuol dire che è colpa mia, Boris? Allora, io vorrei chiamare qui io capisco l'invidia, ma tutto deve avere un limite. Vorrei chiamare qui sul palco per questo premio finale, un premio così importante, la persona che ha permesso al premiato di raggiungere i risultati che ha raggiunto e che raggiungerà e che noi tutti speriamo che raggiungerà. Allora chiamerei qui con un grande applauso presidentissimo Fabio Merigolo. Senza premio, senza premio. Col premio da dare al vincitore e il miglior giocatore 2023 via l'arma, possiamo dire anche emisfero nord, è Kelvin Marena. Bravo Kelvin, finalmente un MVP come si deve. Va bene. Siamo arrivati alla conclusione anche quest'anno. I doci ci aspettano. I doci ci aspettano. Diciamo prima il dovere e poi il piacere. Sì, non possiamo che devi sottolineare la bellezza del gioco di Mister Marena. Insomma, vederlo giocare gioia per gli occhi. È meraviglioso vedere come gioca questo ragazzino di 15 anni, mi sembra. Ma fatti forse neanche un mese fa. Fatti adesso, a novembre. A novembre, a novembre. Veramente. 6 anni fa che c'era. No, no, certo, ma infatti era per introdurre ancora due parole da parte tua su questo ragazzo così giovane, mi sento di dire così educato, anche così carino nei modi, no? Veramente un piacere sentirlo, adesso sta intraprendendo questo nuovo percorso, forse a gennaio si parte per l'estero, per prima esperienza fuori, speriamo vada dove, bene. Dove andrà? Dove lo prendono, quindi o in Egitto o in Svezia. Primi tornei da adulto, insomma. No, comunque. Ancora juniores, okay. Però... Ma ETF, eh? ETF. Sì. Primi tornei ETF, ragazzi, si comincia a fare sul serio. È pre-professionismo, bravo, Kelvin! Bravo! Bravo, Kelvin! Che possiamo dire? Cosa possiamo augurarci di meglio... prima di chiudere questa diretta, non so se il dottor Pietro Santo vi voleva dire qualcosa. Non mi tocca di sfidare Kelvin perché lì è head-to-head per vincere quello migliore, quindi sfiderò Kelvin. Sì, diciamo insomma che in Egitto dovunque andremo saranno avversari un pochino più complessi di Pietro Santo, che hai sconfitto in finale. Complimenti. Va bene. Ringraziamo lo sponsor. Ringraziamo Subura 1930. Ringraziamo
ringraziamo Chef Alessandro che ci ha allietato e tutto sommato ha allietato anche voi ragazzi da casa che ci avete seguito. Ringraziamo Page Service che ha realizzato questi magnifici trofei e ringraziamo chi ci ha seguito, chi ci vuole bene. Ringraziamo Pietro Santovic per esistere, Kevin Marena e tutti quelli che ci seguono. Pietro Santovic esatto, e basta. Okay. Basta. Vabbè, diamo appuntamento a questo punto all'anno prossimo, perché ci saranno premi sempre più importanti. Saranno d'oro massiccio l'anno prossimo di questo passo. E anche la location sarà diversa. Abbiamo già un'opzione su Palazzo Brancaccio o la Cappella Sistina, o il Castello di Oltrescienza. O il Castello di Oltrescienza, di cui tu sei un esperto. Ormai siamo di casa. Molto bene. Benissimo. Anche questo Natale, no, questo premio Via Lar è andato in cantina. E diamo appuntamento agli amici di TV Via Lar. Alla prossima. Arrivederci e grazie.